Una settimana fa l'assessore alla salute Maria Sandra Telesca aveva presentato il piano di programmazione sanitaria per il 2017, appena varato dalla giunta regionale. La NAO, Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri, ha esaminato le 427 pagine del piano, traendo alcune considerazioni, che sono state fatte proprie dall'Associazione Costituzione 32, impegnata nella salvaguardia della sanità pubblica regionale. In primo luogo il passaggio relativo al personale, in cui viene riportata la previsione dell'assunzione di 400 unità per il 2017. In questo caso viene evidenziato che il dato non può dirsi compatibile per la ricaduta che il medesimo indice produce a regime. Il testo prosegue chiarendo che l'impatto economico derivante dall'ipotizzato ingresso di 400 unità in più rispetto al 2016 produrrebbe una ricaduta a regime che non risulta riassorbibile dal sistema con risorse proprie, avendo avuto riguardo al finanziamento complessivamente disponibile per il servizio sanitario regionale. L'escamotage dedotto porta a Costituzione 32 a una riflessione riguardo al turnover, che potrebbe sbloccare le assunzioni qualora il ricircolo di personale favorisse l'ingresso di profili professionali a costi medi e più bassi a fronte di uscite di personale con retribuzioni più alte. La conclusione recita che tutto ciò è in linea con il necessario perseguimento e realizzazione graduale delle misure di contenimento della spesa del personale, sollevando seri dubbi riguardo agli annunci e la spinta all'innovazione del settore.